Pensavo che molti di voi, non conoscendo la storia di Peppy and the Prismas, avrebbero detto: ma Eli da Zaffa a Nashville? Sono andato a Nashville perché Nashville è da sempre la patria della musica country, e dopo 20 anni quasi che suonavo, ho detto: porco cane, posso togliermi questa soddisfazione, posso andare a vedere come lavorano quelli veri? E sono andato in questo studione, che è il più grande del sud degli Stati Uniti, dove da una parte ho capito perché erano così grandi, e il primo motivo, grandi nel suonare country, il primo motivo è che loro non è che suonano country, loro suonano country quando sono nati, e come dico ai bergamaschi, cantarci mi tiro di rose, poi la sete quando il cassi cagna. La stessa cosa per loro è il country, e questa cosa mi ha fatto capire che questo gap, questa differenza, io comunque non l'avrei mai colmata, perché comunque io ne mia vale, messo una sita a Luer e su mia una sita a Franklin. Però al contempo ho capito anche che tutto quello che avevo fatto fino a quel momento comunque andava bene, comunque la direzione era quella giusta, perché i ragionamenti che stavano alla base nel comporre queste canzoni erano comunque gli stessi che usavano loro, magari con mezzi superiori, con musicisti di una qualità eccelsa, però il metodo era quello. Siccome qualcuno potrebbe pensare, vedendomi oggi pomeriggio con un cappello da cowboy, con una fibbia texana, queste cose qua, potrebbe pensare che io sono qua a scimmiottare gli americani, magari posso dare questa immagine, ma vi assicuro che non è così. Io non faccio finta di fare l'americano,
Io cerco quanto nella provincia americana, e per provincia americana intendo quei posti del Tennessee, del Kentucky, dove ma se venisse dove anche viene, oh, Sardegna ti andrebbe bene. Quattro piante, il distributore della benzina, Hülkenberg, i biscotti. Oh, ma non da te. No, ecco, io cerco di prendere quello che c'è in quella zona, anche a livello di mentalità, perché non me la si conti, in quei posti la si pensa molto come la si pensa nella provincia bergamasca. Ecco, cerco le similitudini, ma non mi dimentico mai di essere bergamasco. Quindi quello che rubo al Tennessee non lo ripropongo in maniera pedissequa. Poi io mi arrangio, però vengo a vedervi. Cerco di mettere in evidenza le cose che ci rendono simili. Potremmo prenderla anche noi. Una cosa che di sicuro non ci rende simili sono le distanze. Là, quando uno dice vado a fare la spesa, probabilmente prende il camper e sta via 3 giorni. Ho già prenotato. Noi invece possiamo andare a fare la spesa a piedi. E magari prima di arrivare dal droghiere entriamo nell'osteria del paese per sentir cosa le succede. Mario Leri attacca e la punta mia crede sul biglietto che era scritta vero mia che l'andaccia col becher e da qui su l'andaccia sta pier. Io la sclera tu e dopo l'endannac hai disco la milina che la gade sgacci un sentiero lo sapress la via mia cosa succederess ero un verità l'esamo un po' calga il sospetto mal fascito perché la tua correggipet mia che bella Marco la colombia la calia in caso. Come a scuola, la